Un gruppo di giovani occupa l'ex sagrosteria in Campo Marzio per creare un centro sociale, ma la polizia, avvisata dai residenti, li fa sgomberare. Potenziare la ricerca, così il ministro dell'istruzione Fioramonte a Trieste per l'inaugurazione della nave rompighiaccio dell'OGS Laura Bassi. Barriere radar termici per potenziare i controlli sul nostro confine, li chiede al governo il presidente Fedriga per contrastare l'immigrazione irregolare. E l'assessore regionale alla sicurezza ribadisce nel salotto di Ringhi il no all'accoglienza diffusa, nonostante il cambio di passo a livello nazionale. Una casa in affitto a Trieste rende oltre 3 volte di più rispetto ai titoli di Stato, Trieste seconda nella speciale classifica, dietro solo a Cagliari. Il presidente della società velica di Barcola, Grignano Gialuz, in un'esilarante puntata di Macete che svela dietro le quinte più divertenti della barcolana. Triestina e Pallacanestro Trieste a caccia di conferme, l'Unione a Pesaro contro la Viss, il basket all'esordio in casa contro la Varese di Caglia. Telespettatori di Tele4, buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale che apre con la cronaca. I giovani del collettivo Tilt hanno occupato l'ex sacrosteria in Campo Marzio con l'intento di trasformarlo in un luogo di ritrovo. Dopo le segnalazioni sono arrivate le forze dell'ordine che hanno calmato gli animi e portato via in questura i ragazzi. Vediamo. Porta sbarrata con apposito lucchetto messo dalla polizia. Nel primo pomeriggio l'ex sacrosteria di Campo Marzio, ormai dismessa da anni, è stata oggetto di un'occupazione da parte di almeno una ventina di giovani appartenenti al collettivo Tilt. Obiettivo: la creazione di uno spazio sociale autogestito. Con tanto di lenzuolo, quindi, a indicare le intenzioni di questi ragazzi. I giovani, per entrare all'interno dell'edificio, hanno forzato l'ingresso laterale, affiggendo anche uno striscione, poi rimosso, con la scritta «Entra, abbiamo aperto una breccia». Sono venuta al corrente della questione attraverso un messaggio vocale che mi ha mandato un mio amico, il quale, passando davanti a questo posto, ha visto fuori steso una lenzuolata. È nata breccia, questa si chiama breccia, e vogliamo cambiare il nostro futuro, siamo qui per cambiare le regole di una città molto triste e vogliamo renderci felici attraverso le nostre idee, a prescindere da qualsiasi cosa, includendo tutti. Durante l'occupazione è stata anche imbrattata la sala cinesca dell'edicola a fianco e, appena arrivata la polizia per sgombrare l'edificio, gli occupanti non si sono dimostrati certo collaborativi, gettandosi a terra, abbracciandosi tra loro come metodo di resistenza passiva. La polizia è riuscita a farli uscire e li ha portati in questura per denunciarli in stato di libertà per il reato di occupazione di edifici. Nel locale sono stati trovati materassini, cibo e bevande, segno che era loro intenzione piazzarsi in pianta stabile nell'ex osteria. A questa notizia mi sono allarmata e ho chiamato i carabinieri, i quali signori carabinieri molto, molto, molto gentilmente mi hanno informato dicendo che avevano risolto già la questione. E un ringraziamento alle forze dell'ordine per aver prelevato gli occupanti dell'ex sacra osteria arriva dall'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Casi di illegalità manifesta come questi, scrive Roberti, impongono anche una stringente riflessione su spazi pubblici dati nel tempo ai centri sociali e sull'opportunità di ritornarli al più presto in disposizione di Ater e Comune di Trieste. Passiamo a un'altra notizia di cronaca: schiamazzi e pochi e troppi pregiudicati nel locale chiuso per 12 giorni a partire da oggi. Oggi, quindi, il bar al Viale 59. Lo ha disposto il questore di Trieste per motivi di ordine e di sicurezza pubblica. Secondo quanto appurato dalle forze dell'ordine, negli ultimi mesi il locale, abitualmente frequentato da clienti di giovanissima età, è divenuto motivo di forte disturbo per i residenti della zona, che in diverse decine si sono rivolte alle autorità per segnalare che gli avventori occupavano buona parte del viale fino alle prime ore del mattino, consumando bevande alcoliche e generando disordini.
Sempre cronaca, a Trieste hanno forzato la porta antisfondamento approfittando del buio nella notte, hanno prelevato 120 euro dal registro cassa, uscendo poi indisturbati. Questo furto avvenuto per mano di ignoti è successo nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre al ristorante giapponese Tokyo di via Gatteri. E sul furto indaga ora la Polizia di Stato, intervenuta sul posto stamattina con una loro volante. Passiamo ora a tutt'altro. Il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti ha fatto tappa oggi a Trieste in occasione dell'inaugurazione della nave rompighiaccio dell'OGS Laura Bassi. Vediamo. Credo fortemente che la ricerca sia il volano dello sviluppo economico nel nostro paese, quindi sto facendo di tutto per sostenere la ricerca in tutte le sue applicazioni, in particolar modo in quei settori della sostenibilità che possono essere un fiore all'occhiello del sistema di ricerca italiano. Ricerca e scienza in Italia sono il segreto del successo anche economico del paese. Così il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, inaugurando questa mattina a Trieste la nave rompighiaccio Laura Bassi dell'OGS. L'inaugurazione della Laura Bassi, questa nave rompighiaccio che andrà in missione tra pochi giorni, è un'occasione per ribadire l'importanza del sistema della ricerca italiano in settori così strategici come le risorse naturali, gli oceani, i mari. E al presidente della regione Fedriga, che ha parlato dell'intenzione della regione di favorire una fondazione per trasformare la ricerca in volano di sviluppo economico, il ministro ha risposto. Allora, sicuramente quello che bisogna fare è favorire il dialogo tra mondo della ricerca e mondo delle imprese, sostenere le spin-off, le start-up, aiutare questo grande mondo dell'innovazione a crescere e crescere in maniera rapida e consolidarlo. Quindi io incoraggio come ministro qualunque tipo di attività in questa direzione e sono molto disposto ad aiutare, agevolare e anche finanziare se necessario. Il ministro ha anche incontrato i dirigenti scolastici della regione e ha ribadito il suo appoggio agli studenti che ieri hanno manifestato per il Friday for Future. Sono molto orgoglioso di questi studenti che hanno deciso di mobilitarsi in Italia e in tutto il mondo per mettere questa questione, la questione dei cambiamenti climatici, al centro del dibattito politico dei leader globali e del nostro paese. Se non ci fossero stati loro, probabilmente noi non parleremmo di questi temi oggi. Prima di arrivare sulla nave Laura Bassi c'è stato il tempo per una breve visita del ministro al Porto Vecchio, il cui sviluppo è stato al centro del discorso del sindaco di Piazza. Ritengo che sia una grande, grande opportunità di sviluppo per la città. In altre grandi città del mondo, simili a Trieste, i porti vecchi sono stati ristrutturati con una visione integrata, nuova economia dei servizi che può essere davvero un fiore all'occhiello della città e far fare il salto di qualità a quella che è una grande eccellenza italiana anche a livello internazionale. Il presidente della regione Fedriga ha chiesto al governo di potenziare i controlli sulla rotta balcanica dei migranti anche con barriere e radar termici da installare ai nostri confini. Sentiamo. Noi abbiamo chiesto al governo di proseguire l'impegno iniziato dallo scorso governo e di ipotizzare anche potenziamenti delle operazioni sul confine, perché evidentemente gli arrivi ridotti non ci mettono il cuore in pace. Gli ultimi dati ci confermano un riaffermarsi dei flussi, per esempio sono riniziati nel confine di Gorizia. Così il governatore Massimiliano Fedriga riporta in primo piano la questione dei migranti che arrivano sulla rotta balcanica e chiede al governo un potenziamento dei controlli sulla frontiera orientale. E quindi ho ipotizzato, come ho sempre fatto, nuove misure, quali per esempio dei barinamenti che possono fare passare da punti specifici chi vuole entrare regolarmente, quindi poterli intercettare, o anche utilizzare nuove tecnologie per andare a vedere quali sono i passaggi e quindi poterli bloccare. Ma esistono dei radar termici, esistono i droni, esistono più tecnologie, non sono io un tecnico ovviamente, ma quello che chiedo è che si mettano in campo tutti gli strumenti a disposizione per poter capire quali sono i punti di passaggio e poterli intercettare prima che arrivino in suolo italiano. Sull'atteggiamento che avrà il nuovo governo nella gestione del fenomeno, Fedriga ha più di una perplessità. Mi auguro che confermi la linea di Salvini, anche se devo dire, non per quanto riguarda il nostro confine, ma per quanto riguarda il confine marittimo, i segnali non sono positivi. E sono convinto che anche il riaffermarsi dei traffici di immigrati clandestini sulla rotta balcanica sia anche dovuto a un messaggio che lanciamo a livello internazionale e che ha lanciato questo governo di lassismo rispetto al contrasto dell'immigrazione. Pur con i risultati modesti dovuti alla sperimentazione e alla carenza di mezzi e uomini, il pattugliamento misto, secondo il Presidente, può rivelare
rivelarsi uno strumento valido per contrastare il fenomeno, ma va incrementato. Noi chiediamo che l'accordo non soltanto venga confermato, ma venga rinvigorito. Io sono convinto che con più mezzi e più uomini, e fermando le persone in territorio sloveno, si risolvono molti dei problemi. Il nuovo governo non ha nemmeno iniziato a lavorare, ma Fedriga non pare vero di poter usare la sua solita e prediletta propaganda su muri e migranti. Lo afferma il segretario regionale del PD, Cristiano Sciaurli, che aggiunge, riconosca piuttosto che Salvini non ha fatto i rimpatri promessi, non ha rafforzato le forze dell'ordine, al di là della disumanità di facciata, è stato un bluff su tutta la linea. Per l'esponente Dem è arrivato il momento di occuparsi di cose vere, dell'economia regionale, abbandonata a se stessa, dei lavoratori e delle famiglie, ma non con spot o annunci ideologici. Chiediamo misure strutturali concordate con le parti sociali e precisa Sciaurli, coordinate con il governo. E sull'accoglienza diffusa è intervenuto ieri a Ring l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Vediamo l'estratto. Diciamo l'intervento sarà quello dell'accoglienza diffusa come come sistema? No. Beh, hanno detto che quello è no, anche è su questo, anche su questo, no. È stato riportato una cosa sbagliata. No, non è che non è sbagliata, nel senso che a domanda precisa del consigliere, la parte tecnica, ovvero il prefetto, ti può dire, secondo me è meglio questo piuttosto che un'altra cosa, perché c'è un problema di gestione. Certo, poi c'è una parte tecnica che dà questa indicazione e una parte politica che fa delle valutazioni di carattere politico. Certo. E quindi la parte politica in questo momento dice che l'accoglienza diffusa non ci va bene. Cosa si è chiuso fino adesso? Solo grandi strutture. Ma perché? Là c'è un altro problema. Quando tu devi chiudere un albergo, come abbiamo chiuso, no? Il centro, per esempio, all'hotel Parenzo, il centro d'accoglienza all'hotel Parenzo è stato chiuso. Quando tu chiudi un hotel, puoi semplicemente chiudere. Fine, da un giorno all'altro, non ce ne sono più ed è chiuso. Quando parli dell'accoglienza in appartamento, spesso, anzi sempre, ci sono dietro dei contratti d'affitto, dei contratti da rispettare, quindi si è preso la prefettura ha preso questa decisione anche per non mettere in crisi tutte quelle realtà, e banalmente se non mettiamo più le persone dentro non sono più i soldi per pagare gli affitti. Scusi, lei dice, noi non vogliamo, perché il nostro indirizzo politico non è certo quello dell'accoglienza diffusa, cioè gli appartamenti, lo ricordo. Allora, per il sillogismo dovrebbe essere quella di una struttura di maggiore concentrazione. Certo, ma prima, dobbiamo andare avanti a chiudere ancora. Dobbiamo abbassare i numeri. E dopo perché abbassa i numeri? Perché però, dovremmo abbassare i numeri e dovremmo abbassarli ancora. Parliamo ora di affitti, in particolare dei rendimenti delle locazioni. Trieste si scopre al secondo posto nazionale nella speciale classifica emersa dalle rilevazioni di Solo Affitti. Sentiamo. Un bilocale arredato di 55 metri quadrati nel centro di Trieste rende oltre tre volte in più rispetto ai tassi medi di interesse dei BTP decennali nel 2018, il cui tasso è pari al 2,5%. Meglio gli affitti che i titoli di Stato, insomma, e se la media nazionale sul fronte delle locazioni viaggia oltre il 6%, Trieste è seconda solo a Cagliari nella speciale classifica dei capoluoghi con rendimenti lordi degli affitti più alti. Il capoluogo sardo tocca l'8%. 2%, quello giuliano l'8,1%, seguito da Palermo al 7,5%. I dati emergono tutti dall'indagine effettuata da Solo Affitti. Tra i capoluoghi che consentono ai proprietari di immobili di ottenere buoni guadagni ci sono anche Napoli e Torino, 6,4%, di poco superiori a quelli rilevati a Milano. Chi affitta case in centro a Bologna, 6,1%, ottiene un rendimento lordo in linea con la media nazionale. Gli introiti, seppur più alti dei titoli di Stato, sono inferiori alla media italiana, Genova, Ancona e Bari. A Roma i rendimenti dei bilocali affittati in centro città si sono attestati attorno al 5-6%, poco più che a Firenze e Perugia. Fanalino di coda in questa speciale graduatoria è Venezia, dove Solo Affitti ha rilevato una redditività media dei canoni pari al 4,8% per le case affittate nel centro abitato sulla terraferma. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Proseguono con successo gli incontri di approfondimento scientifico di Trieste Next. Questa mattina al Museo Revoltella si è parlato di monitoraggio ambientale con l'aiuto dei cittadini. Vediamo di che cosa si tratta.
Questo progetto è un progetto molto interessante perché riesce a combinare, a far parlare due mondi che notoriamente e usualmente si contattano poco, ovvero il mondo della ricerca privata e il mondo della ricerca pubblica attraverso un ente come l'OGS che non ha bisogno di presentazioni e il mondo accademico, ovvero l'Università di Trieste. Nei tre giorni di Next, nel ricco programma di conferenze e animazione scientifica, si parla anche di monitoraggio dell'ambiente, in particolare di quello marino. Nell'incontro svoltosi al Museo Revoltella, a cura dell'OGS, è stato presentato il progetto MedGrow, che fa dialogare realtà spesso distanti fra loro, puntando alla diffusione di una sempre maggiore coscienza ambientale. Il progetto nasce per coinvolgere varie realtà esistenti, il mondo economico, il mondo della ricerca, ma soprattutto la cittadinanza, attraverso un volontariato che contribuisce all'acquisizione dei dati e quindi anche all'aumento della coscienza ambientale dei singoli e della comunità nella quale viviamo. Capofila del progetto la Transpobank, che da 20 anni ha un laboratorio di ricerca in area Science Park. In realtà la capacità proprio di questo progetto è stata quella di aggregare, come dicevo, mondi che dialogano poco, ma soprattutto tecnologie che provengono da settori diversi, come il crowdsourcing e la citizen science. Sì, abbiamo sviluppato tutta una serie di tecnologie che consentono ai singoli volontari di contribuire nell'acquisizione dei dati e nella condivisione dei dati, sia per la comunità scientifica, ma anche per, la popolazione in generale, ma anche per i policy maker, in modo che tutto queste attività possano essere sfruttate un po' da tutti, ecco, quindi aperte a tutte le realtà esistenti. E Trieste, insieme ad altre 370 città, ha ospitato la Notte Europea dei Ricercatori in Piazza Unità d'Italia e dintorni. Vediamo. Anche Trieste è fra le 370 città europee, di cui 100 italiane, ad aver ospitato la Notte dei Ricercatori. In Piazza Unità e dintorni, Trieste ha raccontato la sua anima scientifica attraverso tante attività per creare un dialogo fra cittadini e ricercatori. Capofila in città l'immaginario scientifico che ha organizzato l'evento assieme al comune e una fitta rete di enti scientifici del protocollo d'intesa Trieste Città della Conoscenza. In tutta Europa la Notte dei Ricercatori è un momento in cui viene dato un significativo impulso allo sviluppo della cittadinanza scientifica. A Trieste, che si pone ai vertici europei in questo campo, il pubblico si è dimostrato curioso e divertito. Continua il flusso di visitatori per assistere agli eventi organizzati assieme a Trieste Next e dedicati agli studenti. Oltre 50 attività in programma, laboratori, dibattiti, giochi e spettacoli. Nel corso della serata il pubblico ha potuto provare, toccare e sperimentare dal microscopio di carta da costruire agli oroscopi energetici, dall'attività dedicata alla fisica del nuoto ai laboratori sulla robotica e sull'intelligenza artificiale e ancora percorsi interattivi alla scoperta dei big data, delle scienze del mare e della terra e l'escape room di biologia molecolare. Immancabili nel 2019 gli appuntamenti per celebrare i 150 anni della tavola periodica degli elementi, per i 160 anni della pubblicazione dell'origine delle specie di Darwin e sui 50 anni dallo sbarco sulla Luna. Anniversario quest'ultimo che ha ispirato il Science Concert, spettacolo di fine serata votato a fondere divulgazione scientifica e musica live. Il presidente della società velica di Barcolo e Grignano, Mitja Jaluz, è stato protagonista di un'esilarante puntata di Macete che ha svelato dietro le quinte più divertenti di questa barcolana. Qualcosa so, buongiorno. Adesso sono un monte in auto e così. Buongiorno. Piacere, Max. Buongiorno, Flavio. E dove andiamo? Andiamo a Barcolo, dai, che così vediamo come che sarà l'organizzazione. Vedi, qualche lunga lavorando. Qualcosa gli ha fatto? Prego, prego. Ciao, ciao. Ho visto che ti avevi risposto. Non ti ho mai risposto? Il solito tuo. Non gli ho mai risposto. Chi è questo singano qua?
cosa si vive qua, scusa, qua stiamo cosa no, se venivo qua a vedere se stiamo lavorando, se ah, monti, ecco, piccara, fare i tre. Sì, sì, cioè, soldi per il culo a tutta forza. Mario è la responsabile delle iscrizioni di Barcolana, quindi Elas è la donna dei 2700 iscritti. Ah, insomma, veramente. Sì, no. Hai voluto tu il limite, detto basta, non ce la faccio. Ma la diciamo a casa. Cioè, adesso oh, lei la si iscrivi alla Barcolana, ok? Sto anno lei era in barca, in crociera, in Croazia, e la vedeva le barche, le diceva quella si era iscritto già, quell'altra era l'anno scorso. E se non erano iscritti, diciamo, ha fatto la Barcolana. No, io non so. Quest'anno lei, ma ci sarà anche lei, dico io e tante altre ragazze, e loro dico veniamo. Quindi quel che volevo mostrarvi è prima dell'altro anno che si diventa famoso il manifesto dell'Abramovic, sì, no. Quale era il più importante, il più se facevi su Google il manifesto Barcolana, cosa veniva fuori secondo voi? Quale secondo voi? È bravo. Una foto che ha fatto il nostro grande fotografo Massimo Cettin, che se andà in pescheria che compra un tonno e gattaia la coda, no, del tonno veramente. E gabbecca, sì veramente, non sto scherzando, e gattaia una mula e la messa di stirata. Qual è il problema? Che i Riva in generale in conferenza stampa e noi che avevamo mostrato questa cosa, e il fotomontaggio quando era venuto proprio tanto bene, e quindi sostanzialmente il manifesto si sta censurando perché si vedeva il culo della sirena. Questo sei Ivan Pivaz, che sei da anni il primo iscritto alla Barcolana, e ogni anno le manda una cartolina con l'augurio sto anno del buon 2019. Primo il Cori qua come un matto, il Cori il 25, se vieni qua il 25 alle 9, lui sei qua con una bottiglia di Malvasia, e si iscrivi un anno, non ve dico, se arriva un matto della Nuova Zelanda e pretendeva di essere lui il primo, cioè quell'altro si è andato fuori di testa, Pivaz si è andato fuori di testa, lo ha buttato per terra e si è iscritto per primo. E passiamo alla pagina sportiva. Prima sfida casalinga domani alle 20.45 per la Pallacanestro Trieste, che affronterà Varese. Triestina invece impegnata a Pesaro con la Vis. Le ultime. Sono entrambe a caccia di conferme, ma con uno spirito del tutto diverso. La Triestina ha bisogno di replicare la vittoria con l'Arzignano in quel di Pesaro per consolidare la reazione positiva sul campo dopo la bufera costata il posto a Mister Pavanel. I ragazzi di Dalmassone invece, reduci da una gran partita all'esordio sul campo dei campioni d'Italia della Reier, cercano invece la prima vittoria in campionato con la Varese di Caia, squadra che l'anno scorso fu una vera e propria bestia nera per i biancorossi. L'Unione, con ancora Principali in panchina, lunedì il nuovo allenatore, con in ballottaggio Gautieri e Sottil, si presenterà in campo riproponendo la gran parte degli 11 vittoriosi mercoledì a Rocco. In porta rientro Fredi, mentre Frascatore e Maracchi restano indisponibili. Più che crescere nel gioco, questione che spetterà il futuro mister, si tratta soprattutto di vedere se la squadra sarà capace di tornare dalla trasferta senza subire gol. Sin qui il tasto più dolente, nonostante gli interpreti della retroguardia siano di valore assoluto. Portare a casa il clean sheet, oltre possibilmente i 3 punti, rappresenterebbe una mano santa per la questione fiducia. La Pallacanestro Trieste invece esordisce davanti al proprio pubblico con il mirino la prima chance di mettere in cascina una vittoria per la lotta a salvezza. Di fronte una squadra ferita dalla pesante sconfitta all'esordio con la corazzata a Milano di Ettore Messina. Dalmassone potrà schierare Dequan Jones, finalmente tesserato, eppure il Lettore Strautins dovrebbe andare in panchina. La curiosità sta tutta nel capire se i biancorossi possano mantenere uno standard di rendimento effettivamente simile a quello visto al Taliercio, dove è andata in scena non solo la grande prova personale di Justice, ma un approccio difensivo attento, una buona propensione al rimbalzo nonostante il gap a livello di centimetri e la sensazione di una formazione già ben rodata in meccanismi di squadra, giochi e letture sul campo. Il Museo di Storia Naturale è pronto ad accogliere i visitatori per la mostra micologica di quest'anno, la 44esima, l'evento che vuole istruire sulla cultura della raccolta dei funghi e la loro catalogazione, è rivolto soprattutto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di ogni ordine e grado. Vediamo. Porto. E siamo contenti di offrire al cittadino ogni anno la possibilità di vedere e scoprire attraverso gli esperti appunto dell'associazione le possibilità che il nostro territorio ci dà nel campo della micologia. Al via la 44esima mostra annuale sulla micologia del Carso, ancora una volta allestita presso il Museo di Storia Naturale, aperta da domani fino al 7 ottobre.
La mostra, oltre a offrire l'opportunità di vedere la catalogazione delle varie specie di funghi, sarà anche corredata da supporti informatici che aiuteranno il visitatore ad approfondire le informazioni ottenute, ma anche a sviluppare una conoscenza ecologica e di rispetto dell'ambiente, oltre che di sicurezza sanitaria. Noi dobbiamo fare un calcolo che nel giro, sul nostro caso, Trieste, noi abbiamo censito circa 1200 specie di funghi, però bisogna tener conto, in primavera ci sono dei tipi, in estate ci sono altri tipi, in autunno ci sono altre varietà di funghi. Nell'arco dell'anno praticamente sul Carso in teoria si potrebbe andare a funghi ogni giorno. Uno degli obiettivi perciò è far sì che il visitatore sia in grado di riconoscere le varie tipologie di funghi, rendendo le persone consapevoli di ciò che raccolgono. Nel corso delle giornate sono previste anche conferenze sul tema, con iniziative collaterali, come le visite guidate e organizzate per le scuole di ogni ordine e grado. Questa cosa qua la facciamo soprattutto perché attirare anche le scuole, perché noi abbiamo un programma scolastico e facciamo degli interventi nelle classi a richiesta dell'insegnante. Facciamo delle prevenzioni in classe e poi facciamo addirittura anche delle uscite in bosco per mostrare, perché i bambini o i ragazzi guardano tutte quelle cose che troviamo nel bosco e facciamo vedere tutte le peculiarità del nostro Carso. Quante specie di funghi si possono... È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buona serata.